Allora, adesso andiamo avanti con Marco Barazzi, Partito Federalista Europeo, che tra l'altro ho visto, Bolvino ha parlato delle regioni che funzionano, ma se non sbaglio il Partito Federalista Europeo, sezione italiana, ha già studiato, ha fatto un progetto di 36 enti territoriali, se non sbaglio, adesso magari ce lo dice Marco Barazzi. Qui voglio aggiungere una roba, il Partito Federalista Europeo è presente in 13 stati europei, è l'unico partito, diciamo, multieuropeo. Se non sbaglio, qui in sala c'è il presidente di questo partito, che tra l'altro è calabrese. Ecco, sulla Calabria però io mi sono segnato una roba interessante che ha detto Michele prima. All'inizio ho detto il Belgio è un paese che non esiste. E a me, ma scusatemi, perché l'Italia è un paese che esiste, cioè voglio dire, tra un veneto e un calabrese, lo dico, c'è una grossa differenza, così come c'è una grossa differenza tra uno svizzero di Interlaken e uno del Canton Ticino. Però stanno assieme bene. Ecco, sarebbe bello che anche noi si stesse assieme bene. E però bisogna fare qualcosa, perché in questo momento non stiamo assieme bene, purtroppo, no? Ecco, su questa storia dell'Italia, mi dico una roba sola, poi passo la parola a Marco Barazzi. È chiaro, credo, che se qualcuno vuol dividere l'umanità in due, da una parte quelli che hanno il colore della pelle bianco, come la nostra, e dall'altra i diversi, quelli che hanno il colore della pelle diverso, quelli sono razzisti, no? Ecco, ma chi vuol dividere l'umanità in due? Da una parte l'Italia, e dall'altra i diversi, gli stranieri, per me sono razzisti anche loro. L'ho detta grossa, ma la penso così, perché non riesco a vedere nessuna differenza, io, scusate, tra un siciliano, un lombardo, uno della Catalogna, uno dell'Est, non vedo le differenze. E però, naturalmente, ho detto la mia giornata, andiamo avanti, la parola a Marco Barazzi. Salve, allora... Mi sentite? Ok, comunque c'è un bel vocione grosso. La seconda volta che parlo dopo Michele Bodrin, in due giorni. Ieri ero un po' più sulla difensiva, oggi un po' di meno. E, che Italia vediamo in 20 anni? Parliamo prima dell'Italia e poi parliamo dell'Europa, perché forse certi aspetti dell'Europa possono essere la soluzione a dei problemi che abbiamo. E un'Italia senz'altro con una struttura amministrativa più leggera, sì, come ha detto Migliarini, sul nostro website c'è un programma, una proposta che avevamo preparato per le elezioni politiche del 2013 di febbraio, dove poi per una serie di circostanze abbiamo deciso di non presentarci, che prevedeva un accorpamento delle province da 110 a 49 e la creazione di 9 cosiddetto macro regioni. Io tutto sommato, dopo un certo periodo di tempo, visto come l'accorpamento delle province è risultato così difficile, tenderei a cominciare a pensare addirittura ad un'abolizione delle stesse, perlomeno dei consigli, cioè della struttura, diciamo, dirigente, delle funzioni amministrative, vediamo un attimo come possono essere distribuite. Quindi un'Italia senz'altro con un po' più leggera dal punto di vista amministrativo, un'Italia un po' più competitiva dal punto di vista economico, un'Italia in cui non si debba promettere un posto pubblico in cambio di un voto, insomma tutto quello che noi vogliamo un attimo, a cui vogliamo arrivare, un'Italia dove ci sia maggiore responsabilità. Gli inglesi hanno questo bellissimo termine che si chiama accountability, che secondo me è tradotto in maniera diversa in Italia. Responsabilità non è soltanto responsabilità, è la possibilità di chi ha una posizione di potere di essere responsabile per quello che fa nei confronti di chi lo ha scelto e con una verifica continua se quello che sta facendo è effettivamente quello per cui è stato mandato in quella posizione di potere. Questo concetto qui, che tutto sommato è anche vicino alla meritocrazia, ma in certi sensi, in Italia, soprattutto in alcune regioni, è abbastanza assente. Io quindi spero in un'Italia in cui l'assistenzialismo sia completamente sparito. Chiaramente, va tenuto conto, ci sono delle regioni che, se lasciate, come diceva Michele, se si elimina la spesa pubblica o si riduce del 20% in Sicilia, in Calabria o in Basilicata, quelli crollano, perché l'intero sistema economico purtroppo si regge
molto sull'input del pubblico. Io sono mezzo terrone, non completamente terrone, vengo dalla provincia di Latina, dove ci sono moltissimi veneti oltretutto. Ricordavo prima gli arini che a scuola alle elementari erano tutti quanti Marcer, Zoni, erano tutti dei cognomi del Veneto. Sono molto quindi conscio di quanto già nel Lazio, io sono al confine con la Campania, per gli studenti, i miei coetanei, io ho 45 anni, trovare il posto pubblico era l'obiettivo della vita, o in banca o l'amministrazione pubblica. Quindi a nessuno della mia classe del liceo è venuto mai in mente di fondare un'azienda, mai. Non è venuto nemmeno, non gli è passato nemmeno praticamente dal cervello. Io ho scelto una strada diversa, faccio l'avvocato, sono stato tanti anni all'estero e poi sono rientrato proprio da Shanghai, dove invece sua figlia, e sono rientrato per tutta una serie di motivi, poi li spiego a pranzo magari. Comunque, detto questo, questa è la vicenda d'Italia che abbiamo, chiaramente arrivarci non è facile, però volevo fare un discorso, come aveva detto Alessandro Da Re, avrei fatto un discorso più sull'Europa. Noi ci chiamiamo Partito Federalista Europeo, la nascita del partito, tutta caso, è stata in Francia nel lontano 95, si chiamava Parti Federaliste e basta, non Européen, ed era fondato sostanzialmente da indipendentisti bretoni, cioè da persone che volevano che la Bretagna, che la Francia si riorganizzasse su base federale. Un sogno, perché degli stati centralizzati forse la Francia è il più centralizzato di tutti. Questo partito ha avuto un'evoluzione, perché ha detto ok, va bene battersi per una Francia federale, ma visti i problemi dell'Europa, visto che comunque per necessità geopolitiche, globali, economiche, più o meno dobbiamo stare insieme tutti quanti in una forma che dobbiamo trovare, forse trasferiamo questo federalismo che vogliamo per la Francia anche a livello europeo. Non è un'idea nuova, è il manifesto di Spinelli e degli anni 40, quindi, però è interessante la genesi del partito, che poi si è sviluppato sul resto dell'Europa. È nato non dall'idea dei padri fondatori dell'Unione Europea, quindi dell'Europa, ma dal basso, dicendo non solo serve un federalismo all'interno degli stati, non solo serve una riattribuzione di responsabilità sulla base di un criterio stretto di sussidiarietà e soprattutto una divisione chiara di poteri, cosa può fare lo Stato centrale, cosa devono fare le regioni, non c'è nessuna interferenza, ma questo sistema risolverebbe anche i problemi che abbiamo nella costruzione attuale dell'Europa, che si voglia o no influiscono anche sulla situazione italiana, perché quando io ho partecipato tempo fa a una trasmissione televisiva Rete Veneta, forse conoscete la trasmissione di Bacialli che la sera fa questi suoi talk show, e c'erano degli indipendentisti del Leone di San Marco, veneti, eccetera, adesso non ricordo il nome. Quando sento parlare di indipendenza del Veneto, ma non solo, ma di indipendenza della Catalogna, per parlare a quello che diceva Michele, o addirittura o dei Belgi, dei Valloni, la Scozia, cioè queste tendenze, diciamo, questa insofferenza dello Stato nazionale non esiste solo in Italia, esiste in tanti paesi, è una delle caratteristiche dell'Europa, la Transilvania in Romania, cioè ci sono tutta una serie di insofferenze derivanti da problemi storici, però non ho mai sentito nessuna di queste regioni dire io non solo voglio uscire dalla Spagna o dall'Italia, voglio anche uscire dall'Europa, cioè non voglio legarmi in nessun modo alle altre regioni europee attraverso accordi territoriali. E perché? Perché ci si rende conto, a meno di essere folli, che, scusate, il Veneto come Stato indipendente fuori dall'Unione Europea, come fa a negoziare con la Cina? Come fa a negoziare col Brasile? Come fa a negoziare con gli Stati Uniti d'America? Cioè, per dire, cioè, che potere negoziale ha? La Svizzera è un caso particolare, ne parliamo. Io mi piace il modello svizzero, ma economicamente ha una sua funzione nel mondo che probabilmente non può essere presa da nessun altro paese che lo voglia prendere così da un giorno all'altro, per una struttura particolare. Quindi, siccome ci si rende conto tutti, e non lo metto in dubbio, perché ho parlato anche con amici catalani, anche con amici bretoni, con gli amici scozzesi, che c'è comunque quest'idea di far parte di un tutto, forse questa è la soluzione.
forse è proprio questa la soluzione a Rebus, nel senso di cominciare a pensare, diceva ieri Michele, una cosa a lunghissimo termine, questa idea di poter federare gli stati europei in una federazione, perché come si fa a fare una federazione quando non si ha una lingua unica, quando ci sono queste differenze culturali? Secondo me è proprio la federazione che tiene conto di queste differenze, perché è uno stato unitario che non si può fare in Europa, è quello che ha cercato di creare l'Unione Europea, è l'uniformità che viene imposta da Bruxelles su certe cose. Ieri si parlava della lunghezza dei preservativi, per esempio, o di altre cose, delle matite. È questa uniformità che viene, del sistema educativo, per esempio, la richiesta che tutte le università devono fare lo stesso curriculum, cioè devono seguire in qualche modo il 2 più 3, eccetera, queste cose qui. Processo di Bologna, sono queste uniformità che magari tendono a trovare resistenza non solo a livello delle regioni ma a livello dei paesi stessi, e invece bisogna cominciare a pensare a un sistema federale in cui noi ipotizziamo che questa ipotetica entità federale a livello europeo, che poi chi vuole c'entra, probabilmente bisognerà cominciare dall'Eurozona, non pensiamo nemmeno minimamente sia possibile una federazione a 28 stati, soprattutto con alcuni degli stati dell'est che sono arrivati dopo, ma cominciamo dalla federazione, dai primi 6 paesi che hanno fondato la comunità economica europea. Questa federazione avrà dei poteri che poi si può prendere ad esempio la Costituzione svizzera, si può prendere ad esempio la Costituzione americana, si può prendere ad esempio, non lo so, ci sono federazioni del mondo, Canada, l'India, cioè Australia, si prende quei 5-6 poteri, non più di quelli, difesa, esteri, politica monetaria, già c'è, probabilmente politica fiscale, bisogna vedere in che modo, immigrazione, cioè, tutta la parte che riguarda in generale i rapporti con, cioè è possibile che si hanno ancora 17 o 18 normative diverse sul tipo acquisire la cittadinanza, poi arriva Malta che dà la cittadinanza pagando 600.000 euro, uno diventa cittadino europeo, cioè questo coordinamento in qualche modo di questo coordinamento c'è bisogno. Arriva a questa fase qui, da questa fase qui, in questa fase qui, siccome i poteri degli stati nazionali che decidono di cedere alcuni poteri vengono in qualche modo indeboliti, è possibile passare secondo noi al secondo punto, però ci vorranno altri 30 anni, 40 forse, in cui saranno le regioni, poi se saranno le stesse non si sa, possono esserci macro regioni, l'Unione Europea ha già identificato delle macro regioni per fini economici, queste regioni saranno quelle che poi avranno i poteri che una volta erano attribuiti agli stati nazionali, cioè pensare di far sparire lo stato nazionale oggi è una idiozia, non è possibile, perché sono anche per l'Italia, uno stato nazionale recente, pensare che da domani non esista più l'Italia diventa un po' difficile per la maggior parte delle persone, la Francia poi non ne parliamo, che bisogna essere tutti quanti d'accordo, o l'Olanda, e che facciamo con la regina Beatrice poi, cioè, con i re. Questa seconda fase qui, quindi da partire da una federazione di stati che poi passa lentamente quindi ad una maggiore funzionalità, quindi un passaggio di poteri maggiore alle regioni, e poi si potrebbe avere quella che la famosa Brigitte Bardot chiama la Respubblica Europea, cioè una Europa basata sulle regioni, cioè in cui sono le regioni ad essere federate. Questo è un modello, sembra, vabbè, come lo fai a vendere, però prima la Battistoni, come fai a venderlo alla persona questa? Però questa è l'idea che potrebbe risolvere le due tensioni, la tensione separatista che esiste in Europa e la tensione separatista e indipendentista che esiste in alcuni paesi, e la insofferenza per il fatto di dover stare insieme a delle persone con le quali non si può stare insieme, o di dover finanziare degli stati o delle regioni che non hanno che non riescono ad essere competitivi, che dipendono da questa assistenza, e la tendenza opposta che è quella a maggiore unità, che secondo noi non è una scelta, è una necessità, perché basta guardare il mondo di oggi, io vi ripeto, sono tanti anni fuori dall'Europa, per molti in Asia l'Europa è già bella che morta. Allora, la vogliamo distruggere o la vogliamo ricostruire? E l'Italia è una parte importante di questo. Questi sono gli spunti che volevo dare, poi possiamo parlare se ci devono essere 49 province o 30 province, ma questo è soltanto un dettaglio. Grazie.
Benissimo, ti ringrazio davvero, interessantissimo. Io spero che poi ci sia un secondo giro, anche perché giustamente lei ha, tu hai citato, tu facciamo prima, no? Hai detto la Svizzera ha una sua funzione nel mondo, e però dopo il secondo giro me la spieghi qual è questa funzione nel mondo, no? Che lo dico io, le banche. No, allora infatti se tu guardi, se tu guardi i miei appunti, io ho scritto la Svizzera una sua funzione nel mondo e vicino ho scritto Rubik. Non so se voi sapete cos'è Rubik. Le banche svizzere hanno fatto un atto di coraggio enorme, perché hanno chiesto ai paesi membri dell'Unione Europea, hanno detto noi non vogliamo essere la spazzatura della finanza europea. Voi approvate una legge, ogni singolo Stato, che mi nomina sostituto d'imposta, io al mio cliente tedesco, inglese, austriaco, italiano dico mi dimostri che questi sono soldi puliti e che paghi le tasse, e allora bene, amici come prima, non me lo dimostri, io ti tasso il patrimonio iniziale alla aliquota che decide il tuo Stato di appartenenza e gli mando i soldi, e ti tasso il reddito di ogni anno e gli mando i soldi al tuo Stato di appartenenza. In pratica una lotta agli evasori fiscali. È stata una battaglia della Madonna dentro alle banche svizzere, perché loro dicevano perdiamo un sacco di clienti, e molti, tra l'altro, hanno vinto, hanno detto non ce ne frega niente, noi non vogliamo essere la portoghiera d'Europa, noi vogliamo che i capitali vengano qui perché siamo bravi a gestirli, non perché nascondiamo, eccetera, no? Comunque hanno fatto questa proposta ai paesi membri dell'Unione Europea per combattere gli evasori fiscali. Ma gli stati europei, adesso magari ce lo dice Francesco Forte, quasi l'impressione che vogliono tutelare gli evasori fiscali, perché questa proposta Rubik delle banche svizzere è stata discussa solo a livello ministeriale con Inghilterra, Germania e Austria, però a livello ministeriale, poi doveva andare in aula, è andata in aula in Germania e è stata bocciata. Il Parlamento tedesco ha bocciato questa proposta, quindi vabbè, è un argomento interessante, poi magari ci ritorniamo. Ecco, poi anche all'inizio giustamente ha parlato di accountability. Ecco, voi pensate, accountability è la resa di conto di quelli che amministrano cose pubbliche. Accountability in italiano non può essere tradotto perché non fa parte della cultura italiana il concetto di resa di conto. E questo mi sembra una cosa decisamente importante. L'ultima roba, quando ho parlato della politica fiscale europea, ecco, io spero che ci sia concorrenza nelle politiche fiscali europee. Perché? Perché se io faccio pagare, non so, 100, ma l'altro Stato fa pagare 90, c'è concorrenza, se io non sono birra o abbasso anche io 90 o se no anche lì, no? Quindi la concorrenza è fondamentale. Su questo punto. Quindi, ok, perfetto.